La parola che il Signore ha dato per tutti noi è questa: rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E la parola del Signore in Filippesi 4, dal 4 al 7. Siedano. Ecco, il Signore ci comanda la gioia. Quale gioia ci comanda il Signore? Quella che viene dallo Spirito. Uno dei frutti dello Spirito. Il frutto dello Spirito è detto in Galati, è amore, gioia, pace, benignità, eccetera. E allora la gioia che ci raccomanda il Signore è quella che viene dallo Spirito, perché c'è una gioia mondana, c'è una gioia terrena, ma la gioia mondana, la gioia terrena è come l'acqua piovana che lava le strade. Se qualcuno ha sete non si mette a bere l'acqua che scorre per le strade, perché sa di terriccio, sa di fogliame, sa di tutto. Ma è l'acqua che scende nelle profondità della terra e poi sgorga come sorgente, quella sì che è l'acqua buona. E allora la vera gioia è quella che nasce dal di dentro, non quella che scorre dal di fuori. Tante volte può succedere che noi siamo gioiosi, allegri, esuberanti, chiassosi, e poi dentro di noi c'è il vuoto, non c'è la gioia. Quanta gioia c'è nelle discoteche? Si balla, si suona, si frastuona, però tutto quel frastuono, quel ballo, quel canto è per riempire il vuoto, per riempire la mancanza di gioia. E allora noi non abbiamo bisogno di riempire niente, la gioia l'abbiamo dentro. E allora la gioia di cui il Signore ci parla è quella gioia che scaturisce dall'intimo del cuore, dalla presenza del Signore dentro di noi, e si manifesta come? Nell'affabilità degli uni verso gli altri. Siate affabili, benevoli, misericordiosi, non contenziosi, non giudicatevi gli uni gli altri, non condannatevi gli uni gli altri, non opprimetevi gli uni gli altri, perché tutto questo è mancanza di vera vita spirituale. Tutto questo appartiene all'opera della carne, ma l'opera dello Spirito è gioia interiore, amore e pace. Per cui la gioia di cui si parla è appunto la gioia che proviene da un'anima che è piena di Dio, e si esprime come? In ringraziamenti, cantici, inni spirituali, suppliche al Signore. Questa è la vera gioia, la gioia che trasborda in preghiera, in inni al Signore, in ringraziamenti, in canto al Signore. Questa è la vera gioia. E allora, fratelli e sorelle, rallegriamoci sempre nel Signore. Il rinnovato non perde mai la sua gioia, non perde mai la sua calma, perché dentro il cuore
ha il Signore. Quando invece noi ci arrabbiamo oppure abbiamo una gioia esuberante, è segno che non abbiamo il Signore. La gioia che noi abbiamo è il segno del possesso di Dio e si esprime dolcemente. Si vede in noi dagli occhi, dal sorriso, si ode dal canto, dalla preghiera e tutt'altra cosa, la gioia mondana e la gioia cristiana, la gioia esuberante orgiastica e la gioia carismatica. Piuttosto c'è una parola qui: siate affabili gli uni verso gli altri. E tante volte questa affabilità che manca. Affabili significa essere quasi gioiosi nel parlare, dolci nel parlare, senza arroganza, senza contesa. Come si parla con Dio, così si parla anche con i figli di Dio. Qualunque movimento di arroganza non viene da Dio. Essere affabili, aperti, gioiosi, gli uni verso gli altri. Questo è il segno che c'è Dio in mezzo a noi. E poi c'è ancora un'ultima parola: la pace. Soltanto allora la pace, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. La pace è il segno pure dello spirito, frutto dello spirito, è il segno del cuore tranquillo, è il segno che qualcuno è dentro di noi. Chi è dentro di noi? Colui che si chiama pace, ed è il nome che si dà al Verbo incarnato, al bambino che viene a nascere in mezzo a noi, viene chiamato, e lui sarà chiamato pace. Del resto, sulla grotta cos'era scritto, cos'era cantato dagli angeli? Pace in terra agli uomini da lui amati. E allora, soltanto allora noi avremo la pace dentro i nostri cuori, che ci custodisce dal maligno. Pace tra di noi, pace con Dio, pace dentro di noi, pace con gli altri. Abbiamo bisogno di questo clima di pace, di serenità, di amore, di affabilità degli uni verso gli altri, di quella gioia sana che deve caratterizzare la vita dei nostri gruppi. Io vado un po' in giro per i gruppi. Ieri per esempio sono stato a Ragusa. C'era tanta gioia in quella comunità, tanta pace, tanta affabilità. Quello che mi ha colpito è l'affabilità delle persone che si riuniscono. Soprattutto ho fatto una riunione degli effusionati e poi una riunione del pastorale. C'era una grande affabilità e la parola di Dio circolava in mezzo a tutti. C'era molta, ma molta parola di Dio. C'erano quattro profeti che allineavano testi sopra testi, una cinquantina di testi. Ma era tutto un discorso del Signore, un modo di agire del Signore, che vuole istruirci in modo che quello che Lui ci dice poi possa essere portato agli altri, perché il Signore non fa le cose a casaccio, fa le cose per bene, e quando ci dà molta parola vuole che noi ci nutriamo di questa parola e la portiamo agli altri. E appunto notava questa affabilità reciproca, questa accoglienza in un clima di gioia e di rispetto degli uni verso gli altri.
E la parola che poi è stata data qui per il nostro gruppo è questa: essere affabili, buoni, gioiosi, però irreprensibili, perché questo testo viene poi seguito da Filippesi 2, 14 e seguenti, dove ci si dice di essere irreprensibili, di vita libata, di vita santa. E poi un altro testo di Pietro, dove si dice: ricordatevi che siete state ricomprate a caro prezzo col sangue di Cristo, siete preziosi, per cui dovete custodirvi, dovete pensare che siete preziosi davanti a Dio, perché siete costate a Dio il sangue del Figlio. Tutte queste cose significa che noi dobbiamo essere comprese della nostra vita carismatica e veramente vivere il nostro rinnovamento, che non consiste in canti, in riunioni. Queste sono manifestazioni esterne che vanno bene quando procedono dall'interno, cioè quando hanno a monte, o se volete in profondità, una vita veramente nuova, la vita nello Spirito Santo. Ringraziamo il Signore di quello che fa e di quello che continua a fare. Mi accorgo che siamo molto indietro sul ritmo del cammino di altri, i quali sono molto più avanti di noi, pur avendo incominciato dopo di noi. Per cui non dobbiamo illuderci che l'anzianità del gruppo sia garanzia di una maturità di vita spirituale, no. Cerchiamo di apprendere e di camminare avanti nella sicurezza che il Signore è con noi. E la pace di Dio regnerà dentro di noi. Dobbiamo essere uniti tra di noi, pregare gli uni per gli altri e camminare avanti, sicuri che il Signore è alla nostra testa e non ci lascerà mai soli. Un pensiero prima di cominciare alla nostra sorella Milvia, che ha perduto il marito tanto amato. Queste mattine ci sono stati i funerali a Regina Pacis. Tutta la comunità volge così un pensiero a lei e fa le sue condoglianze. Anche questo, per esempio, qui si nasce, si muore, e come se nulla fosse, segno che non ci sono molte volte i vincoli forti di comunità, però mi hanno detto che a Regina Pacis questa mattina c'erano tanti e tanti del nostro gruppo, e questo è di molto conforto. Però accorgiamoci degli altri e partecipiamo alle gioie e ai lutti dei nostri fratelli. Alleluia. Fare spaventare, va bene. Guardate, un minuto ancora. Anche nella conduzione della preghiera ci deve essere molta disciplina. È vero che noi siamo con la preghiera spontanea, ma la preghiera spontanea nasce dallo Spirito, e lo Spirito è spirito di ordine, di compostezza, di serenità. Noi non abbiamo disciplina imposta da leggi, da decreti, da statuti, da regolamenti, e allora urge che la disciplina nasca dal di dentro, ossia la disciplina deve essere imposta dalla stessa nostra vita carismatica. Una volta che non abbiamo una disciplina che ci viene dall'esterno, perché siamo liberi da qualunque regola e da qualunque statuto,
la disciplina che ci deve essere deve nascere dall'interno, perché un popolo indisciplinato è un popolo che non viene da Dio. Canto numero 439. Lasciamo adesso per un momento calare questa parola del Signore, che ha detto: dissodatevi un terreno incolto. Lasciamo senza commenti che questa parola scenda dentro di noi e produca il suo frutto. Sorella, leggi di nuovo la parola e poi il silenzio, per assaporare la parola che ha una forza intima, senza glossa, senza spiegazione. Ognuno raccoglierà quello che avrà seminato. Impietà raccoglierà
omieterà ingiustizia e mangerà il frutto della menzogna. Ma chi arde nella giustizia mieterà secondo bontà. Diffondi, Signore, in ciascuno di noi lo spirito di giustizia, lo spirito della santità. Scenda dentro di noi, perché noi possiamo operare secondo quanto è giusto davanti a te. Salvo il mio popolo dalla terra d'Oriente e d'Occidente, li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio nella fedeltà e nella giustizia. E ogni parola di Dio abbia un momento di silenzio per consentire a questa stessa parola l'assorbimento. Signore, su di noi si posi lo spirito del Signore, che è spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza, di conoscenza e di santo timore del Signore. Signore, tu ti compiaci del tuo santo timore. Signore, tu dici che non giudichi secondo le apparenze e non prendi decisioni per sentito dire, ma tu giudichi con giustizia i miseri e prende decisioni eque per gli oppressi del paese. Se la tua parola è una verga che percuote, questa parola percuoterà il violento. Se la tua parola è un soffio potente, questa ucciderà l'empio. Però per tutti noi fascia dietro i tuoi lombi è la tua giustizia, e cintura dei tuoi fianchi e la fedeltà. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. La tua pace, la tua gioia scende nei nostri cuori. La forza del tuo spirito, la luce del tuo spirito, il dono del tuo spirito invade i nostri cuori. E la figura meravigliosa del buon pastore di Gesù sia davanti ai nostri occhi e scenda dentro il nostro cuore.